Lega Barberis a lei. Presidente, anche perché sul punto che ha appena tornato tornerò brevemente nel mio intervento. Cercherei di distinguere due piani perché il dibattito temo che alla città risulti molto confuso, anche perché ho sentito oggi delle dichiarazioni, ad esempio dal consigliere Bestetti, che sappiamo aver avuto negli anni una posizione antipodica rispetto a quella del suo collega di partito De Chirico, piuttosto che quella di Marcora. Anche lui una posizione isolata dentro il gruppo di Fratelli d'Italia che davanti a una proposta della Lega votiamo il sì tutto e subito ovunque, era l'unico che ancora difendeva la ristrutturazione. Sono state fatte qualunque dichiarazione, dal vincolo UNESCO al sì allo stadio San Giovanni domani mattina, al sì a San Donato, a qualunque cosa. Cioè noi pensiamo a un ventaglio di 2-3 mila possibili posizioni, sono state assunte. Non è che dico che la maggioranza ha tenuto una posizione, perché sennò sarei anch'io fuori dalla realtà, però ci sono stati degli atti consiliari. Questo sì, certo, con le difficoltà approvati, consigliere Marcora, forse era in un'altra amministrazione. Forse ha bocciato lei, ecco. Però qui noi, dopo che su richiesta del sindaco, già nel settembre 2019 abbiamo avviato immediatamente un confronto con le squadre, a metà ottobre abbiamo stilato 16 punti, molto puntuali, coi quali volevamo procedere nell'operazione del nuovo stadio, nell'area stadio, ponendo quelli che erano dei paletti per l'interesse pubblico, che poi la Giunta ha ripreso, che sono stati oggetto di una trattativa, dove, e lo dico anche col massimo rispetto e l'ascolto a chi ha applaudito, altro che seguire le squadre. Dopo quei 16 punti si è interrotto il dialogo con le squadre, per settimane, a dimostrazione che non è che abbiamo detto sì, prego, accomodatevi. Se la trattativa è durata, è perché la difficoltà di trovare un compromesso tra gli interessi finanziari delle squadre e quelli pubblici rappresentati dal comune sul fronte urbanistico, ambientale, della mobilità e dei servizi, altro che appiattimento sulle squadre. È l'ossatura di un confronto duro che c'è stato a partire almeno dal settembre, anzi, a essere più puntuali, dal luglio 2019, quando è stato presentato per la prima volta lo studio preliminare di fattibilità da Milan e Inter. E tutto questo processo, anche con la scelta del dibattito pubblico, per cui io fatico politicamente a dare un senso a un referendum che ritengo inutile e dannoso a questo punto, nel senso che è inutile perché se c'è il vincolo non so di che cosa stiamo discutendo sul referendum, oltre al fatto, perché questo anche prima del vincolo era inutile, lo strumento di partecipazione scelta dall'amministrazione è stata quella del dibattito pubblico. Non è che facciamo una carrellata degli strumenti di partecipazione, 5, 6, per 7, 8 anni possiamo farlo, ma le squadre faranno tutt'altro a prescindere da noi. Questa è anche la mia preoccupazione. Su quello che è stata la decisione ultima che ho ricordato in quest'aula all'infinito, perché ogni volta mi viene detto, ah, ma non avete mai deciso niente, non avete fatto nulla. Un mese dopo la chiusura del dibattito pubblico che per legge abbiamo svolto proprio un anno fa, quest'Aula ha preso una posizione dicendo chiaramente sì al nuovo stadio nell'area attuale di San Siro. Chi era d'accordo, chi si è astenuto, ma l'Aula ha approvato un documento, ha assunto una posizione che tra l'altro la Giunta un mese dopo, quindi non perdendo semestri a caso, ma un mese dopo, il 19 gennaio, ha confermato con una delibera all'interno della Giunta. Sono successe due cose che vanno anche oltre la nostra amministrazione. Deve essere chiarissimo questo. Io non mi metto a fare qua l'avvocato difensore del sindaco perché sono il capogruppo di maggioranza, ma è oggettivo che non siamo noi a rompere i rapporti con l'Inter e a cercare altre aree dopo che da qualche settimana si è avuto l'ultimo ok, lato consiglio e lato giunta, perché questo è successo nel valutare l'opzione Maura. Chiudiamo faticosamente, arriviamo a dire sì. E dopo qualche settimana si cerca un'area alternativa. Non siamo noi a dover spiegare questo, semmai è il Milan. Due, la sovrintendenza, che non è che non era mai stata interpellata, ma aveva espresso un parere proprio all'inizio del procedimento, proprio nell'autunno del 2019. Tanto che adesso viviamo il paradosso per cui oggi lo stadio potrebbe essere abbattibile, perché in quel parere aveva detto che non c'era un vincolo sullo stadio. Non è che l'ho detto io, non è che l'ha detto un assessore, un dirigente, un esponente dell'opposizione, la stessa sovrintendenza che ha cambiato idea, evidentemente, pur essendo esattamente lo stesso manufatto, le stesse condizioni,
stiamo parlando di scadenze formali del vincolo di 70 anni, non cambia nulla nella sostanza, è tornata su questa cosa. Una roba che dal punto di vista amministrativo vi rendete conto della complessità che crea dopo 4 anni di difficili ricerche di punti di equilibrio, tenendo conto che quel vincolo non ci sarebbe stato. E quindi è doveroso, doveroso fare un ricorso su quel vincolo, andare fino in fondo e capire anche la portata di quel vincolo. Perché, e arrivo, Presidente, alla parte propositiva, se noi come abbiamo votato, io mi riferisco ai voti, non alle opinioni personali, noi, gli altri, chissà, ai voti dell'Aula. Se noi abbiamo votato che vogliamo che le squadre restino su quell'area, abbiamo dato l'ok alla costruzione di un nuovo stadio su quell'area, abbiamo detto tutte le cose che abbiamo detto sull'attenzione viabilistica, ambientale, urbanistica, alla follia, permettetemi solo su questo una postilla, del paradosso ambientalista che nel difendere in maniera rigida la ristrutturazione dello stadio è disposto anche allegramente ad accettare che ce ne siano due. Poi voglio contare i camion insieme al consigliere Monguzzi per capire dal punto di vista ambientale. Carlo, io ascolto, ho grande pazienza, ma rispondo. È una follia dal punto di vista ambientale. Va bene, va bene. Non l'ha detto nessuno. Ascolto e confermo che è una follia dal punto di vista ambientale non fare tutto il possibile per concentrare l'intervento sull'area stadio e capire come con le squadre che non hanno rotto la procedura, quindi prendiamo anche atto di questo, e non è che gliel'abbiamo chiesto 6 mesi fa, gliel'abbiamo chiesto 1 mese fa, è stato ricordato prima dal sindaco, e con la sovrintendenza, capire se il vincolo è rimovibile o quanto è modificabile, credo che sia uno dei punti fondamentali da capire nelle prossime settimane per trovare un nuovo equilibrio economico e urbanistico su quella che è l'area su cui noi con atti del consiglio abbiamo chiesto di insistere. Grazie. Grazie mille. Consigliera Cucchiaro.